Buonasera a tutti, amici. Eccoci qui per Lecce Milan. Sto per iniziare appunto la partita. Forza Milan, ovviamente. Dai, vedo anche Crudeli qui accanto a me in TV, ovviamente. Magari sono davvero. Comunque, penso alla partita. Milan in tenuta bianca questa sera. Attenzione, Lecce, in possesso di palla. Also Milan can play counter-attack and they did well this situation and but Rimessa Lecce, as I laterale said, they will play an open per game. il Milan. They know that they did well and they will try to create some problems to Milan, especially when they attack. Che Rodri managing to keep that inside the flag, so Theo Hernandez looking for an option for Vega and No! Leao in there. Io mi Vega making just spero. his sixth out of the season. Ha segnato il Paschirotto Lecce. manages to clear Paschirotto along with Ibáñez of Roma, the only Io two ancora non l'ho outfield visto, players però aspetta, to have vediamo. featured in Sta every indietro single qua a minute me. this season. Great record there for the debutant in the defence. Rolling into Serie A for the first time as defensive No, minded Lecce. autogol! Haven't kept a clean sheet at home all Vediamo. season. Tomori Autogol unable di to Thierry get that Henry. one on target. Does have his name on the score sheet in this campaign. The victory over Juventus. Pioli has 13 different goal scorers now after Kalulu and Pobega fired it against the Giallorossi. Pioli got it some Non l'ho ancora criticism visto io, for his però. tactical changes at the end of that game. And he played a back three against Torino in the Coppa Italia, an insipid performance as Hullmann knocks it forward. Giroud on the chest, no foul. Paschirotto sends it long, trying to utilize that space in behind. Colombo giving chase. 20 years of age, that's an error by Gioca Kalulu. Lulu, come Di cazzo ha fatto a sbagliare sui Francesco passaggi? chips it in with two arriving. Tierney! Oh, goal from Theo Hernandez! Hernandez, che cazzo! The Mi si disaster rendeva was waiting. fuori! Just gets worse for Stefano Assurdo. Pioli. 3 minutes Io on the sorrido clock. per rompiangere, è una risata And Lecce nervosa take the questa. lead. And they gained the lead very well. Against Lazio, against Atalanta, they did the same. Pressing very high. When Milan tried to build up from the back, they have a break and they create the problems. This ball inside, losing the ball Sono da Bueno, Giroud, that situation, this te, one, Kalulu sbagli. missed that pass over there, Tiercalulo! and he will see again. He arrived there, Ecco, just Tiernan tried fa to sulla, ha anticipate concluso la fitta the man that a arrived there, tre, and this is an own goal by Theo Hernandez. They tried to close, he was one against two. He couldn't do nothing in that situation, and he will see again. Just tried to anticipate with his chest, nothing to do for Tataruciano. Joy for the Lecce players and the supporters here. Unexpected start. Dreadful from the Milan point of view, but Lecce loving every moment of it. And great celebration between the players. We've seen plenty of goals in this fixture the last two times it's been played. Milan won 4-1 in June 2020 and 4-3 that crazy match when Jose Di Francesco was on the bench. Lecce with 3-0 up at half time. Kevin Prince Boateng scored a second half hat trick. And then Mario Yepes got the winner as Bennacer on the ball. Well read by Jondry. Attenzione, Lecce Lost ora control avanza of his ancora. defensive. Hesitation by Theo Hernandez. And running through the middle, Di Francesco. This Oddio! is a glorious chance. Lecce. Finding Però questo space è 2-0, all over lei. the pitch, but not
Ma come cazzo non ti escludi da subito davanti al portiere? Ho mangiato più gol. The situation too high, and Kalulu just remained in the middle. No one was there. He didn't take care about the diagonal. He had to move to close Di Francesco. That control that ball. Ma no one knew. Sveglia! So the angle was very tight. He just tried to shoot on goal on the left side of Tataruzano, but unlucky because the ball just outside for few centimeters, but again another chance for Lecce that started very well this match. Francesco with one goal as Giroud cutting in on the flank. Olivier, Olivier! Trying to just recompose themselves here, Milan. Oh! Pullman on the challenge with Pobega. Purely anticipated because of the confidence that Lecce have had at the moment, physically, mentally, emotionally, the results coming for them as well. That it was going to be a real test here tonight, and so it has proved in these opening moments. Teo Hernandez catches Strefezza. Two previous appearances against Milan. Marco Baroni. Le ballon du 2 à 0, l'occasion va permettre à Lecce de Hernandez qui est laissé un peu seul par Léon qui là on le voit est positionné mais ne fait pas l'effort, il est juste montré à son entraîneur qui se replace et ça ne suffit pas, regardez là comme ils sont tout seuls sur le côté, ils sont deux. C'est un Milan qui est assez déséquilibré dans ce début de match. Oui, l'image de Léon pas ouais, concerné pour le moment, un peu dilettante. Hein. Et de toute façon, cette équipe elle est faite normalement pour attaquer parce que Léon, on sait qu'il déteste défendre et qu'il vient juste pour faire genre je fais l'effort, mais il est d'aucune utilité pour Théo Hernandez défensivement. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux attaquer parce que c'est un redoutable attaquant. Ora è ancora Lecce, si, on a vu avec ce geste la confiance, toute la confiance de cette formation qui ose, qui tente. Alors bien sûr, l'absence de Tonali va handicaper dans le milieu de terrain. On sait qu'avec Bennacer, il faut une paire redoutable. Il est très bon, il a beaucoup progressé défensivement, Tonali, donc... Ora riparte il Milan. E riuscì a portare ce che normalmente apporta l'internazionale italiana. Benasser. Benasser. Avec Brahim Diaz. Brahim Diaz. Brahim Diaz che è carte Calabria. Salemakers. Salemakers. Sur Giroud. Deve laterale in zona d'attacco per il Milan. Il ne le laisse pas se retourner, il le presse très très vite lorsqu'il doit recevoir le ballon. C'est bon, ça va. Ce ballon-là quand même, qui a été repoussé, mais la misère. Je crois qu'il y avait un jeu assez net. Guardate sul tiro di Pobega, poi. Ah non. Ah oui, couvert par Strefezza, qui est venu défendre, mais alors pas bien aligné du tout l'attaquant. Non, il était... La balle réelle occasion de but pour le Milan. Et super barré. Et Olivier Giroud qui ne peut pas cadrer sur sa reprise réflexe. Il est sur son pied droit et ce ballon arrive vite. Donc il manque le cadre. C'était une très grosse opportunité pour le Milan avec cette belle projection de Tommaso Pobega bien servi. Ouais, un vrai ballon de 1 partout, un vrai ballon d'égalisation. Ça nous donne un début de match animé, mais c'est conforme aux propos qu'on a entendus avant la rencontre, les propos de l'entraîneur de Lecce, Marco Baroni. C'est sans crainte. Ok, ils sont meilleurs, mais il y a quand même des bonnes choses à prendre. Ils sont en train de prendre les 3 points. C'est des très très bonnes choses qu'on s'appelle Lecce, et qu'on est promu. Il secondo l'arbitro che lascia proseguire. Il possesseur du moment, c'est-à-dire Lecce.
Et puis je crois qu'il était un peu perturbé par Diaz qui réclamait cette faute. Oui, il avait raison. Retenu, hein, Diaz. On voit le but avec ce très beau centre en retrait. Théo Hernandez qui ne fait pas le bon geste, hein, parce qu'on voit qu'il est quand même sur ce ballon. Il aurait très bien pu faire une tête plongeante. Peut-être qu'il a eu peur du pied de son adversaire. Il a plutôt mis le haut du corps et l'a mal dirigé, en tout cas vers son but. Une nouvelle image qui confirme que le but a été marqué contre son corps. Deuxième corner du match. Le deuxième en faveur de Lecce. Voilà, vu Colombo, hein, qui vient sur le côté appeler, voilà, avec toute sa conviction et obtenir ce bon corner. Il va vouloir faire mal à son club puisqu'il appartient au Milan et qu'il souhaiterait l'an prochain revenir. Calcio d'angolo per il Lecce. J'espère pour le centre manqué, mais un centre mal dégagé et Milan subit un troisième corner. Si Benacer, ce dégagement, il n'est pas précis, il est sûr, Benacer qui ne peut pas faire mieux que de toucher ce ballon, qui ne maîtrise pas. Francesco encore pour frapper ce corner. Ils sont deux proches du ballon. C'est encore une combinaison avec Strefezza qui a enroulé son centre. Calou s'est imposé dans les airs devant Titi. La frappe Di Francesco, elle est contrée, ils sont tout de suite au pressing. Strefezza pour un nouveau centre. Oh là là, il y a la panique, il y a le feu dans la défense milanaise. Il se retrouve quand même très très rapidement en difficulté. Ouais, il semble un peu en panique, hein, même dans les gestes défensifs. On sent que ça dégage un peu n'importe comment. Ça manque de sérénité cruellement. Aussi dans cette équipe, les leaders sont Théo Hernandez, Olivier Giroud, Tonali lorsqu'il est là. Milan prova ad avanzare ora. Abbiamo tutti al tredicesimo di questo primo tempo. Oui, Benacer, Rodolfo Calulu. Cette volée, le joueur de Lecce est bien sorti sur lui. Ils sont vigilants, vous avez vu, ils sont très attention. C'est ça, offre un contre à jouer avec Di Francesco. Di Francesco qui sera en position de frappe. Oh Cristo Santo! Tata Roussanou qui semble abattu sur cette frappe. Mamma mia! À moins qu'il la touche, il y a peut-être corner. Je crois pas, mais en tout cas, c'est une transition ultra rapide avec cette frappe coup de pied. Tiro. Je sens que Tata Moussadou, il est bien sur le ballon, il retire même ses bras. La Lecce. Parce qu'il a vu que ça sortait. Il perdait du poco sul fondo. Il a des solutions sur le côté. Tata Moussadou, c'est pas utile de tenter la passe plein axe, risqué. Tenter le diable, Daniel, quand on n'est pas bien, c'est. Pas très judicieux. Je vois, il n'y a pas trop de demandes pour toucher le ballon. C'è come tiene il baricentro alto, quasi con i piedi nella metà campo, proprio per andare sempre in avanti. Dovrà avanzare il Milan con Benacer. Prova ad attaccare ancora da destra. Il Milan con Calabria che ha trovato un Calabria! Mezzo passo, Andate a prendere, porca miseria, che non riesce a prendere il pallone. Prenderlo, è rimasto a terra. Gendrey interrompe tutto Orsato per andare a valutare le condizioni del terzino destro francese. È ancora un ottimo sputo perché Saelemaekers dall'ampiezza riceve palla. Ma intanto rivediamo ancora l'autogol di Theo. E Calabria con questa sovrapposizione interna
no? Che non viene seguito da parte di Francesco e poi il Milan che va a attaccare l'area. Primo gol segnato nei primi 15 minuti di partita dal Lecce in questo campionato e prima autorete in carriera per Teo Hernandez. Questo invece è l'ultimo destro filinoso di Di Francesco, finito fuori sul secondo pallo di Tatarusano, mentre è ancora a terra Scendrei. Questa è la sua caduta dopo aver tagliato la strada a Pobega, forse un problema alla caviglia. Sì, sì, messo male il piede. Domenica ha festeggiato le 50 partite con la maglia del Lecce Gendré, è un pezzo fisso anche quest'anno e non solo per il fatto di non avere un sostituto naturale. Ha iniziato magari con qualche difficoltà culminata nel rigore concesso malamente a Bologna, poi anche grazie all'aiuto di un mental coach come ha rivelato si è focalizzato sugli aspetti giusti, ha preso un penalty importante contro la Cremonese e ora ci si aspetta ulteriore crescita. Ora riparte il Lecce. Dal punto di vista della presenza c'è Gendré. Campo, però regala ha approfittato per questa pausa Stefano Pioli per dare indicazioni a Tatarusano non giocare corto quando c'è questa aggressività del Lecce, vai direttamente lungo sulle punte perché siamo in difficoltà e poi a Benasser, gioca con calma e fai allargare Alexis Salemakers perché è troppo stretto sul campo, quindi devi dare ampiezza. Sì, soprattutto Benasser è sempre marcato o da Hulman o da Gonzales, quindi fa fatica. Tatarusano qua cerca la palla diretta per Leao che non l'ha sfondata dalla parte giusta, c'era anche posizione irregolare, palla del Lecce. Però quando il Milan riesce a trovare gli esterni, no, Salemakers o Leao, con gli inserimenti o da parte della mezzala oppure del terzino come in precedenza Calabria, può trovare lo spazio. Anticipato da Colombo. Calolo un po' di disordine qua con Benasser, la palla alzata da Salemakers, Pobega uno contro due, Giroud non tiene palla il centravanti del Milan e non c'è fallo su di lui. Hjulmand con grande lucidità si appoggia a strefezza. Plenne cambia campo, deve rincorrere il pallone Pezzella, lo fa però in sicurezza. Umtiti chiede la palla incrociata a Gendré, lo ha visto Umtiti e lo ha pescato anche al millimetro. Gendré può attaccare per il Lecce. Di prima Colombo, ancora per Gendré, c'è largo strefezza, cerca di far passare il pallone in un punto impossibile. Gendré comunque rimessa laterale per i padroni di casa. Cambio di campo splendido di Samuel Umtiti. Strefezza, prova ad infilarsi, slalomeggia ma lo ferma Pobega, insiste Gendré, Mourato, c'è anche Blen che vuole lavorare con la palla bassa, Lecce avanza, 1-2, strefezza in zona tiro, sinistro, tossito e stretto, si è più reattivo il tiro. Lecce, ma poi a questi cambi di campo strefezza, che accennavi te, mettono tanto in difficoltà il Milan perché tiene gli esterni larghi con le sovrapposizioni anche dei terzini e Leao si deve anche sacrificare in fase difensiva. Grandissimo primo quarto di partita per il Lecce che ha sbloccato subito, che ha avuto altre occasioni per il Milan. La chance di Pobega al decimo minuto e per il resto parecchia sofferenza. Vedi come esce forte la mezzala su Tomori proprio per non dar respiro alla manovra del Milan. Ora avanzare il Milan, ora. Brahim Diaz. Sì, all'indietro. Tomori può anche fare qualche metro. Hernandez cerca l'interno del campo, non ci sono linee di comunicazione aperte. Sinistro butta via il pallone Hernandez. Sì, anche se l'idea non era sbagliata, provato a cercare Giroud con Brahim Diaz che gli gira dietro. Il francese deve tenere botta su Titi. Colombo ancora una volta ha difeso la posizione e in qualche modo è riuscito a sfondare il pallone, poi è uscito male questo destro in verticale a Hjulmand. Tomori si guarda attorno a Tomori. Calulu prova a salire nel corridoio interno Calabria, allora si allarga e si ferma Salemakers, la palla è sua, Calabria va fino in fondo,
segue anche Benasser, lo guarda Brahim Diaz, riceve, manda a vuoto Gian Gonzalez, cerca una strada, il numero 10 del Milan. Vai Brahim! Ancora per Benasser, che alza Benasser, il cross! Troppo lungo, né come tiro, né come assist. No, però bello sviluppo ancora Brahim Diaz, il più vivace dei suoi, e poi Benasser ha provato il taglio di Leao sul secondo palo. Ci vuole veramente un piede dedicato e lui ce l'ha. Falcone ancora nella zona di Colombo, deve arrivare Blen, arriva soprattutto Pubega che trova la palla ma la mette fuori. Stringe tantissimo i terzini e quindi permette al Lecce di Strefezza con Calulu che funzione. Fa a contenerlo. Strefezza Lecce in avanti ancora. Il destro Colombo. Il destro di Colombo. Alto. Calcio d'angolo per il Lecce. Allora, sarebbe battuto. Quando il Lecce attacca, il Milan va sempre in difficoltà. Vedi che in questo caso Strefezza più rapido nei primi passi. Poi qua fortunato perché trova la deviazione. Calcio d'angolo per il Lecce. Non ci ha pensato su troppo Colombo, è andato a calciare anche con il piede meno nobile. E ha trovato la deviazione di Tomori. Umtiti prova l'avventura nell'area di rigore milanista. L'ultimo gol di Umtiti è stato segnato nel marzo del 2019 in nazionale. Tutti gli ultimi tre li ha fatti con la maglia dei blu di Francia. Calcio d'angolo per il Lecce, minuto 22. Sempre di Francesco e Strefezza, prova a portarla anche Strefezza, Julman alza ora il pallone scavalcando Titi, arriva no! Di Pasquinotto, 2-0 per il Lecce, secondo gol in campionato di Pasquinotto, secondo gol segnato di testa dalla squadra di Baroni, il sorriso 2-0. Di Baroni, incubi sui volti dei giocatori del Milan, 2-0, a Via del Mare, Pasquinotto, ancora una volta un Milan disattento, il Lecce muove la palla con uno schema, va fuori su Julman, che vede questa palla Pasquinotto, ma che cazzo è sto Pasquinotto? Proprio se ti chiama sempre il riempio Pasquinotto, che cazzo è? Ancora la palla mossa da calcio d'angolo da parte del Lecce, un cross che ha scavalcato Calulu, una difesa in balia della situazione, il colpo di... Dammi la birra! Federico Pasquinotto, voglio la birra! Questa gente sempre un simbolo della sorpresa. Dai la birra limone! Questo campionato, ma di testa subito la birra limone, dove stai? Sono 7 gol incassati nel dammi la birra! Non dammi la birra! Non dammi la birra! Dammi la birra! Quindi cross sempre più di tutti gli altri. Sì, questi sono dati che devono far riflettere. L'abbiamo visto anche la per 2-0 culo, potrete gol! Su due palle native. E Limonie, così stai dal gol, no! Non ha dovuto nemmeno staccare, ha saltato da fermo, colpito. 2-0 per il Lecce, autogol di Hernandez, raddoppio di Pasquinotto, Milan che sbatte ancora contro il muro, Strefezza che apre un orizzonte. Per la corsa di Di Francesco non ci arriva, rimessa laterale per il Milan. Sì, il Milan non deve avere frenesia, non deve andare a recuperare subito il risultato. Ci sono ancora 70 minuti. Colombo in scivolata non commette fallo, può puntare su Strefezza, vuole lui. Attenzione, Colombo! Molto parata, la capacità di Lecce di andare forte alto negli ultimi 30 metri. Sradicare la palla dai piedi dei giocatori del Milan, di creare i presupposti, ma intanto rivediamo ancora la Strefezza. Il Lecce sta facendo una partita meravigliosa, ma il Milan non esiste. Il Milan, a parte l'occasione di Pobega, non è entrato in partita. Calabria. Prima Benasser, un pallone complicato, prova a farlo sfilare, però il Diaz non fischia questi contatti. Gonzalez, Umtiti in avanti con il centrocampista del Lecce che ha anche finito a terra ora. Sta fiorando anche il nervosismo per la squadra di Pioli. Sì, anche se
come ti dicevo, non si deve fare innervosire, deve aver pazienza, deve continuare a giocare sicuramente meglio di così, soprattutto nell'attenzione. Arriva tardi, Hernandez. La palla all'indietro di Colombo per Regendré, che ha perso il passo, ci pensa Blen. Il Kjulmand ancora con calma olimpica, apre stretta, strada per Di Francesco. Non c'è l'avanza ancora il Lecce, pericolosamente davanti! Il cross, il colpo di testa! Mamma mia, ancora una volta, si va da una parte Il giocatore all'altra, del Lecce sempre che fortuna si indebolito, si può vuole trovare 3-0. sempre tra le linee, nessun giocatore del Milan che lo accorcia, e Di Francesco che nell'uno contro uno va sempre via Calabria, Non ancora si una può volta il giocare destro così! dentro l'aria, questa volta perdona Tatarusano, si dispera. Non ha mai segnato un gol da professionista il quasi 23enne Gendré. Questa è stata sicuramente una delle occasioni migliori che gli siano mai capitate. Eh sì, ma ci devi essere, ti devi buttare, perché lui parte da terzino e Leao non lo segue mai, quindi ti permette di inserirti, rischiando anche qualcosa, perché poi in contropiede lasci i tuoi difensori uno contro uno. Però è questo l'atteggiamento del Lecce, la mentalità, quello che vuole Baroni, giocarsi le partite a viso aperto Calulu, contro il Milan. Tomori, Tomori. Pesante all'indietro di Povega con Calabria che deve andare a Abbia, recuperare. Tatarusano. In testa Maschinotto su Giroud. Sale Mackens. Sale Mackens. Povega si abbassa e riceve. Lascia Bennasser, si disturbano i due. Bennasser! Poca strada. Una buona palla però Lecce recuperata ancora. La fa uscire, l'appoggio per Regendré che arriva ancora, si orienta per mandare Strefezza, trova addirittura quasi Colombo, ha chiuso in affanno Tomori. E allora dall'altra parte Lecce, ancora da Pezzella Lecce. a Di Francesco, ennesimo uno contro uno con Calabria, subentra Pezzella in scivolata, Kalulu, rimessa laterale per il Lecce. Rimessa laterale in attacco per il Lecce dopo Kalulu, ha mandato la palla. Un po' laterale. Appena riconquista palla, ti va subito in verticale. Si soffre, ragazzi, a letto, si soffre. Ricomincia Pezzini. Puntiti. Plan per Maschirotto, scalpita Scendrea a destra. Maschirotto ha cercato la palla dall'altra parte, non c'è però intesa con i compagni. Però hai visto, Strefezza viene sempre dentro al campo quando Paschirotto riceve palla e Gendre si alza sempre. Gol all'Atalanta o gol al Milan? La se lo riparto assurda nel Milan, di dai ragazzi, ma andiamo! Lo stage Leao! 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 Colpo di tacco! Non si intende, Leao! Mannaggia, però ancora Milan, dai! Forza! Ancora il 17 del Milan. Cerca stavolta la collaborazione con Brahim Diaz che lo aspetta. Per Leao, Orsato dice che non ha ravvisato nulla di particolare se non il rinvio dal fondo per il Lecce. C'era molta confusione davanti a Orsato, può darsi che non abbia visto bene. Andiamo a rivedere la palla finale. Rutinare Leao. Brahim Diaz con Leao che finisce giù dopo. Forse un contatto con Kjulmand. C'è una leggera trattenuta, inizia a fuori area, mi sembra poco. Sì. Poca roba, si aggrappa un po', si aiuta. Ma intanto rivediamo il gol di Baschirotto, come la piazza. Inchiodato Tatarusano dall'incornata vincente di Baschirotto, anche Batman in tribuna oggi a Via del Mare. Leao si deve accendere, deve prendere in mano il Milan in questo momento di grande difficoltà. Lui e Teo, questa fascia, devono sicuramente accelerare di più. Tommaso, tu amore. Sì, a proposito di Leao, è sconsolato, se fanno più Buonasera. Che continua a scuotere la testa, in Pallo. Particolare sempre col Calcio di portoghese, per il Milan che ha battuto. Il possesso è troppo vicino a Giroud, deve amore. Stare largo, continua a ripeterlo. In fase di non possesso deve lavorare di più e dare una mano di qualcosa che non sta facendo. È un po' quello che ti dicevo, no? Ah, perde palla il Milan, riparte Lecce. Mai seguito da Leao.
Il Milan fa fortuna con questa palla con Calabria. Dai, Calabria! Dai, che ha Folletto! inventato le due situazioni Prendi. pericolose del Milan, la palla filtrata per Bovega e anche questa Obega! buffa per Leao. Sì, è quello che ci sta mettendo più verve, più brillante del Milan, De sta creando Hernandez, qualcosa. dai! Giroud prova a toccare Giroud! il pallone, lo apre di testa a Saleh Mateers, si tuffa un Titi e allontana Milan. Benasser! Calabria. Calabria! Prendiaz! Gonzales prova a E sbagliare, dai! si porta via il pallone, si porta via anche il calcio di punizione, questo straordinario centrocampista che compirà 21 anni a febbraio. Sì, un grande centrocampista, può giocare in diversi ruoli perché ha una grandissima duttilità tattica, però vedi ancora una volta la mentalità del Lecce, no? Persa palla, ti chiudi, quindi chiudi gli spazi al Milan, ti ricompatti perché è una squadra che gioca veramente in 30 metri, sia nella fase difensiva ma anche quando attacca. Calcio di punizione per il Lecce. Lascialo passare, Tomori e Kalulu Tatarusan. per l'uscita di Tatarusan. Via Kalulu. Calulu. Tomori. Tomori farà ancora qualche metro, poi va a scaricare nella zona protetta da Gendré, recupera palla però il centrale inglese. Kalulu. Provato a buttarsi dentro Pobega, la palla viaggia verso Giroud che può appoggiare proprio a Pobega, controlla la situazione Umtiti con Pobega che insiste, il difensore francese che deve andare in fallo laterale, qua se la prende con il portiere che secondo lui doveva uscire. Sì, però questa può essere una soluzione. Palla su Giroud con Pobega che gli si butta alle spalle con Brahim Diaz e Leao che gli vanno dietro. Anche perché Pobega per caratteristiche è meno costruttore, più uno che si inserisce dentro l'area. Rimessa laterale che è per il Lecce, nonostante le proteste di Saleh Mackers e Calabria. Questa è la chiusura di Umtiti, evidentemente è stato colto un rimpallo sul piede di Pobega. Rimessa laterale per il Lecce. I minuti di gara sono 32 nel corso di questo primo tempo. Giroud con Umtiti che lo sbilancia usando delle malizie del mestiere. Baschirotto in fallo laterale. Difende di Francesco, altra rimessa per il Milan. È questa la differenza in questo momento tra Lecce e Milan, che i due esterni alti ritornano, no? Difendono anche loro da squadra. Saleh Mackers prova a sfondare di forza, non fa molta strada. Il Lecce esce con Di Francesco in mezzo. Baschirotto sul terzo assist in questo campionato di Morten Hjulmand, giocatore di più esperienza se guardiamo che ha solo 23 anni il capitano, insomma. Baschirotto. Blen nasconde il pallone a Pobega, commette fallo il centrocampista del Milan. Blen è cresciuto tanto, perché era arrivato qua come alternativa, invece si è guadagnato proprio il posto da titolare. Il giocatore completo perché ha tutto, ha inserimento, impostazioni, dà equilibrio alla squadra, come dicevi te. E oltretutto ha la possibilità di giocare sia da vertice basso, da metodista, che da mezzala, posizione che va a ricoprire perché Hjulmand è un pilastro intoccabile, però è un giocatore che ha entrambe le fasi. Kalulu ancora una volta con più di un brivido. Allontana Hernandez. Giroud è riuscito ad anticipare Blen. Leao la messa giù, attira su di sé l'uscita di Baschirotto, passa il pallone, finisce giù Giroud, non fischia però Orsato.
strefezza. Ha guardato c'era lontano ancora Di Lecce Francesco, in avanti. Copre tutta la posizione, c'è Gonzales che riesce a saltarne due, non l'arrivo del terzo giocatore. Io credo che il problema del Milan in questi primi 35 minuti sia più di testa che del resto, perché anche errori banali, no, da parte di giocatori di grande esperienza come Kalulu, sta un po' lì. Controllato con una mano, strefezza, calcio di punizione in favore del Milan. Questo ripallo sulla mano del numero 27 giallorosso, colto perfettamente da Orsato. Kalulu prova a sganciarsi in pressione Gonzalez. Ciro con il disturbo di Maschirotto, c'era però posizione irregolare da parte di Olivier Giroud, che non segna per il Milan dal 5 novembre, ovvero dal timbro contro lo Spezia, e in trasferta in campionato lo fa dal rigore di Marassi, datato il 10 settembre, che è stato anche il suo unico centro esterno in questo campionato, anche se c'è da dire che al Mondiale Giroud ne ha fatti 4, diventando il massimo marcatore della storia della Francia. Io vi ricordo che stasera c'è un appuntamento di Liga di quelli che non lasciano indifferenti, il derby basco fra Real Sociedad e Athletic Bilbao a partire dalle 21. Ovviamente tutta la Liga, sempre e solo, su DAZN. Si riparte ora il Milan. Cambio di campo di Salemakers con strefezza, che è arrivato ad anticipare Leao. Pubega prova a riciclare questo pallone per Teo Hernandez. Leao. Crossinare ribattuto. Suo cross ancora per l'opposizione di Gabriel Strefezza. Leao, perde palla. Fermato lì. Colombo con il cambio di campo a memoria per aprire il contropiede su Di Francesco. Non ci arriva Di Francesco, però il discorso che hai fatto tante volte. La partecipazione in entrambe le fasi dei due esterni del Lecce. È quello che invece non fanno quelli del Milan. Sì, assolutamente. Ora bisogna vedere se riusciranno a durare così per tutti i 90 minuti, perché veramente stanno spendendo tantissimo, sia in fase offensiva che in fase di sacrificio, no? Di aiutare la squadra. Rendias, tiro ribattuto, calcio d'angolo per il Milan. Sì, qua bravo Brahim a chiudere questo 1-2 con Salemakers e poi per calciare, almeno sta dando una scossa un po', numero 10. Avete visto quasi il conclave fra Pioli e Murelli, lo staff tecnico del Milan. Dalla bandierina Brahim, si muove per primo in giro. Vai in via dalla bandierina! Obega! Per poco non segna Tommaso Obega, però purtroppo la palla finisce fuori! Pericoloso del Milan. Più pericoloso, gran palla qua di Salemakers, ma lui bravissimo perché vedi stop e in una frazione di secondo si coordina e calcia verso la porta di Falcone. Pericolosissimo Obega. Bussa Milan, ancora con Pubega. Ripresa dal fondo per il Lecce. Significativa per i rossoneri. Impreciso sul rilancio Falcone, rimessa laterale per Calabria che prova a stringere i tempi. Insomma, deve tornare da Tatarusano. Tatarusano. Un po' tutti fermi, no? Cercano di aspettare la palla, c'è poco movimento da parte dei giocatori del Milan. E con il Lecce che rimane corto e alto è difficile impostare. Brahim Díaz con la sterzata. Benacer. Leao. Di fronte Dai, Leao. Parte Leao, cerca il fondo. In aria. Passa in mezzo anticipato ancora Pubega. Strefezza. Vuole l'uscita migliore per il pallone e la trova su Di Francesco, sangue freddo, precisione e anche armonia nel gioco del Lecce con Di Francesco che può portarla, Pezzella che sovrappone, servito il terzino sinistro, non va per il cross di prima, strefezza, è arrivato anche da questa parte,
Pezza è là. Ancora fino avanti. Calabria, non c'è spazio per il cross di Francesco. Aveva avuto una sbaglio. È tutto Lecce, allora da Percero fa ripartire il Milan via nell'uno contro uno con il Calum, Hernandez. Ancora una volta quando abbiamo visto questi cambi campo da Stefenza a Di Francesco. Leao, la c'è, Leao. Raffaele Leao prova play. Leao si allunga troppo il pallone. Verso l'uscita. Uffa. È andato un po' da solo contro tutti. Ha sbattuto contro un muro, però serve il miglior Leao, si deve accendere. Tommaso Turci su Leao. Sì, perché insomma si è girato verso Pioli dopo le reiterate indicazioni e gli ha detto: mister, non me ne sta arrivando una, questo è il labiale. Un po' il simbolo di questo primo tempo. Sì, è vero anche questo, però è anche vero che Leao deve pensare a giocare in questo momento, deve dare qualcosa di più anche lui. Sbaglio ancora Lecce davanti. La coppia di centrali del Milan riesce a mantenere il recupero palla al Milan. Serri ora portato fuori da Kalulu. Kalulu. Brahim Diaz, porto spagnolo, dai. La palla in profondità, non c'era lo spazio per poterlo accontentare. Kalulu è rimasto in alto. Hernandez. Verso Giroud. Lancio verso Giroud, che viene anticipato dal portiere del Lecce. Per Falcone, perché la palla morbida sul secondo palo era andato Brahim Diaz. Lecce si stringe, si compatta, quindi lascia pochi spazi al Milan. Milan che sta provando a creare qualcosa di continuato in questo finale di primo tempo. Falcone ancora con qualche problema nel rilancio con i piedi, non riesce a correggere il scendere, rimessa laterale per i rossoneri che cercano un segnale. Sì, ma deve alzare di più i ritmi sia dal punto di vista del pressing, dell'intensità, ma anche della velocità del pallone. Palla che gira troppo lenta. Catarusaru! Poi riesce Lecce a compattarsi, no? Quindi il Milan deve velocizzare anche i movimenti di palla. Giroud, sale Mackenzie, Brahim Diaz, Doma il pallone, trova un TT che anche con la grande classe va a ripulirlo. Scusami Angelo, ma sto guardando la partita, non posso rispondere, dove si sta Perlo? Non ha visto fallo. Leao! Ehi Leao! Vai, ma che scrollarsi di dosso Yolman. Benasser. Dai. Calabria. Main. Cross di Calabria verso Giroud. Madonna mia! Giroud in testa la parata, come cazzo ha fatto a avanguardare così bene? Forza, una grandissima parata di Falcone. Mamma mia, come cazzo ha fatto a prenderla? Da una parte all'altra, poi Calabria mette questo. Calabria. Il cross di Calabria verso da una parte all'otto e poi la prende anche un po' con la spalla, no? Bravo Falcone, attentissimo il portiere del Lecce. Seconda parata importante, Vladimiro Falcone. Su questa incornata sporca ma infida di Olivier Giroud, e anche secondo calcio d'angolo per il Milan. Beh, calcio d'angolo, dai ragazzi! Buttiamo a destra! In Diaz, Kalulu ha anticipato sul primo palo, è rimasto giù un TT, fischio orsato. Un bel duello tra lui e Giroud, si conoscono bene e insieme hanno vinto il campionato del mondo. Beh sì, questa è l'affannosa ricerca di una chiave di volta da parte di Pioli, messo dal fondo per il Lecce. Saranno due di minuti di recupero, come mi ha comunicato Simone Carini dal coordinamento, quindi tre scarsi alla fine di questo primo tempo. Un TT è riuscito ad annullare Giroud, poi la palla alzata da Pezzella, Colombo tenuto da Kalulu. Benasser riesce a circumnavigare Joan Gonzalez.
profondità. E Di Giroud sta provando a fare i movimenti, però c'è da dire che sono sempre ben posizionati i centrali del Lecce. Sì, non è facile, aggrediscono quando devono aggredire, poi scappano dando la profondità. Quindi non è facile il lavoro di Giroud. Per quello che ti dico, che si devono accendere gli esterni, Salemakers, Leao, Brahim Diaz, bene o male lo ha fatto in questi 45 minuti. Serve qualcosa di più da loro. Saranno due minuti di recupero alla fine di questo primo tempo. Costretto a ripiegare qua Teo Hernandez con Strefezza che non è lontano. Gira il pallone su il terzino del Milan. Rimessa laterale a rossonero. Rimessa laterale per il Milan. Giroud, stavolta è arrivato prima di Umtiti. Non riesce il collegamento con Leao. Ora Pobega prova ad allargarsi, si cambiano anche di posizione lui e Leao. Leao che gioca molto vicino a Giroud. Funziona ancora la pressione del Lecce, palla un po' precipitosa, recuperata da Tomori, deve inseguirla Bennacer, deve rientrare anche Brahim Diaz per anticipare di Francesco. Calabria. Brahim Diaz. Largo Salemakers. Vai Brahim Diaz. Ma la porta il trequartista malagheño. Giroud con il Brahim Diaz, dai! Brahim Diaz perde il posto più bello. Poi lo fanno nel Lecce. Rumori. Gli ultimi istanti di primo tempo e tenta di approfittare nel Milan. Calabria. Salemakers di prima, Brahim Diaz. Vai Brahim. La combinazione aspetta il momento giusto per farlo. La sterzata di Salemakers che guarda. Te l'ha messo in aria. Verso Giroud, riesce a girare verso la porta, né a spuntare per un compagno. Ancora Milan per l'ultimo assalto del primo tempo. Si è alzato Bennacer. Salemakers. Salemakers, cross ribattuto. Per armare Brahim Diaz, e scende scivolata Yolman che allontana il pallone e qualche timore. Messa laterale dell'attacco per il Milan. Questi 1-2 può mettere in difficoltà il Lecce con l'uomo che va senza palla. L'ho battuta. Il 47esimo testo. Che in questo momento è l'arbitro che agisce la fine di questo primo tempo. Speriamo poter recuperare quantomeno il pareggio nel secondo tempo. Va. Va. Va bene, dai. Sentiamo il secondo tempo. A dopo. Sempre forza Milan, nel bene e nel male. Ciao.